E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nell'episodio del Bel Paese. Qua ci sono grosse novità che derivano da vari lavori fatti con voi in live, che li avete visti, però adesso ne parliamo con calma. Prima cosa da dire ovviamente che sia una buona domenica per tutti, quindi un caloroso buon weekend, buona domenica, perché c'è chi vede il video prima, chi lo vede la domenica, chi lo vede il giorno dopo, insomma lo sapete che è sempre così, ma i video sono sempre qua, quindi non scappano e uno se lo guarda quando vuole, ci mancherebbe. Arrivati a questo punto ringrazio tutti che abbiamo, come dire, incrementato un po' di iscritti in questi giorni, e gli amici abbonati, ce ne sono tanti tanti che hanno fatto upgrade o che sono arrivati, quindi Fabio Bonino che ha fatto un upgrade a livello Unimog, Ditta Cava SRL che è ritornato e lo ringrazio, e nuovo Birdwatching in Salento che ringrazio anche lui, che è passato anche in live a salutare, quindi mi fa solo che piacere, quindi questo ve lo devo dire, vi ringrazio, i vantaggi e tutto quanto sono scritti nero su bianco e sapete che il nonno mantiene le promesse, quindi leggete, guardate se c'è qualcosa che vi interessa, spero di vedervi qua diciamo appunto nella lista amici abbonati. Fatto ciò, riprendiamo il discorso nella live pubblica fatta durante la settimana. Adesso facciamo un breve recap di tutti i video. È stato fatto un nuovo acquisto, sì, perché ho fatto diversi guadagni, prima col New Holland in missione coltivando un campo, poi portando via della legna del famoso campo che sto ampliando. I guadagni sono arrivati, insomma, e li ho già anche sperperati. No, mi serviva un trattore cingolato per lavorare su quelle pendenze, la seminatrice ce l'ho a casa e visto che adesso è inverno lo porteremo a casa, e mi sono anche degnato di comprarmi appunto, oltre il Gherardi da mettere al traino del Fiat 70C qua di Farmer Boy, e il Gherardi di Thomas 96 Modding, ho anche Caporizzi di Peppe, quindi più di così ragazzi, quelli che cercano mod italiane, più di così non saprei cosa darvi. Qua sono in canottiera e Crocs, per non sbagliarmi, no scherzo, inverno, sono vestito col gilet di Pile, dai. E a parte questo, l'episodio sarà portiamo a casa il mezzaccio e poi basta, e poi ci salutiamo a fine video. Intanto, ripeto, partirei con cosa è successo durante la settimana. Vi ho portato un'anteprima del John Deere 6170M di Dinse, sarà PC per forza di cose, forse anche console, bisogna vedere, perché c'è un po' un attimo un discorso di Giants in mezzo che non si sa se lo renderà per console, vedremo. Poi nella sezione mods e news, infatti non parleremo oggi di mod ma ne parleremo sempre nel video del lunedì, quello è stato dedicato appunto alle nuove uscite, all'irrigazione, diciamo ai pivot, ma irrigazione inteso sulla Italian Rice, non che Giants ha introdotto l'irrigazione ora, più le mod uscite, quelle che dovranno uscire, come aggiornare il gioco, novità da vari modder, e insomma è un bel format che è più visivo che parlare di mod in questo bel paese come facevo di solito, quindi so che avete apprezzato e sarà un qualcosa che resterà perché ho visto che vi piace, è interessante ed è più mirato, insomma, ecco, che ripeto parlarne così mentre faccio del gameplay. LOL Macra, secondo episodio dove vado a deforestare selvaggiamente col Tiger Cat, quindi a chi piace la serie forestale eccolo lì, insomma. Poi breve inciso sulla puntata, adesso vado a modificare un po' il Fiat e per voi, solo per voi che siete gentili, che seguite e tutto quanto, rimetto i cerchi del colore più o meno originale, visto che neri avete detto che non stanno tanto bene. Diciamo che ve lo faccio come regalo, anche se io sinceramente li preferivo neri, ma ci sta, dai. Poi proseguendo, preview del Class Arion 6X0 con X che sta per 6,10, 6,50 se non erro, che è il modello 2021. Powered, diciamo così, perché ci ha fatto dietro un sacco di belli abbellimenti, se così si può dire, Kiko Hexa. Quindi andatevelo a vedere, andatelo a riscoprire, che è un bel mezzo, insomma. Proseguendo, altra preview del Circular Pivot Irrigation di Spano Modding, quindi un pivot da
20 passametri, ma poi c'è il modello, ci sono 3-4 mi pare versioni di lunghezza di questo pivot rotante, che la cosa bella è che è posizionabile, ma posizionabile dopo che lo trasportate in campo su un rimorchio, quindi trasportate tutti i vari tubi, collegamenti eccetera, e poi si monta lì nel campo, quindi è veramente veramente un'ottima mod. E dichiara l'autore che sarà sia PC che console, quindi pensate voi che siamo messi bene, in realtà sono messi bene anche gli amici da console. Puntata della Zio Cho con un IFA camion a spander calce caricato da una pala gommata che è una Amco D'Or, è quella, non è altro, ve lo dico perché l'ho vista girare in livree strane in questi giorni e mi turba parecchio. John Deere 9RX, preview sempre di Dinse del 9RX, anche qua non si sa se arriverà su console, però lui ci tenta, ci prova. Della serie conosciamo i modder Black Sheep Modding, autore che gira da tanto tempo anche su Farming, quindi ha portato dei bei pacchetti di mod, delle belle mod, delle belle mappe, e spesso anche ultimamente il 100% delle mod che porta sono anche per console, quindi cari ragazzi, merita. Piccolo super mega spin off fuori da Farming, Off-Road Mania, ci stava perché c'era un nuovo update, quindi ho portato volentieri un attimo di gameplay e un attimo di appunto vedere com'è la novità, cosa propone. Poi preview del grain container di Simon 93, due bei container appunto da scarabili, quindi serve l'Iveco di Peppe o qualcosa di analogo, anche di T-Runner, insomma quello che volete, e ci sono questi due cassoni insomma da granaglie e inerti, quindi andate a vedere di cosa si tratta. Poi qualcosa di molto più sostanzioso, qua il recap delle marce delle gambe, mostrandovi la mod Extra Gears, che viene utile se avete trattori con tante gambe o che hanno diciamo una gamma in più almeno di quelle previste dal gioco, che il gioco ne prevede 4, di cui una è una retro, quindi alcuni trattori restano un po', come dire, fuori dal giro. Ve lo consiglio. In più, in descrizione vi ho messo anche delle chicche se uno volesse comprarsi qualcosa di fisicamente, intendo proprio di fisico, joystick, quelle cose lì, qualcosa di molto utile per completare un vostro ipotetico set a casa, insomma, quindi aprite la descrizione. Galgenberg col Volkswagen doppia cabina a trasportare burro caricato con la Paus, cosa volete di più della serie Sandali con calzini? Mancava un boccale di birra forse, ma anche no, perché io bevo peio, lo sapete, quindi va bene così, e vi aspetto ovviamente nel prossimo episodio. Breve ancora preview di un garage 40x10, mi dispiace che l'hanno visto in pochi, perché è un garage che merita veramente tanto. Quando nevica è bellissimo, ha delle luci, gli interruttori vari, ha un trigger per nascondere anche tutte le decorazioni, quindi veramente veramente fenomenale, ed è veramente ben fatto e si adatta a qualsiasi carriera italiana secondo me, o anche est Europa, quindi da vedere assolutamente secondo me. Map tour velocissimo anche lì, Azzura Map, una mappa che è forestale ma non solo, c'è anche una cava, ci sono un sacco di trigger per costruire ad esempio una specie di palafitta in mezzo al bosco, dovete portare lì delle assi in legno, potete scavare e poi mettere giù dei tubi di cemento. E ci sono un sacco di easter egg di tutte le maniere, andate a vederla perché per gli amanti della parte forestale e mining o cava è la mappa assoluta. Ero tentato di sostituire l'Olmacra con quella, visto che è basata sull'Olmacra, però sinceramente rimarrò sull'Olmacra, non sono convinto di finir lì, però ha anche delle rocce ovviamente che si possono spaccare col martellone pneumatico e a mano, che è una novità, oppure olio dinamico lì sull'escavatore, smaccate sassi come se non ci fosse un domani, insomma andate a vedere il trailer, dura poco, almeno vi rendete conto di cosa si parla. È uscito ovviamente anche il video serie abbonati con il dietro le quinte di alcune cose, più vari posizionabili mod nuove che ho presentato solo a loro, una mappa di un altro abbonato che l'ho mostrata, insomma sono belle cose varie secondo me. Concludiamo con la serie in Trentin, ovviamente, che non può mai mancare, e
mezzo timelapse e mezzo non per la creazione di una nuova zona, la Malga, diciamo, in quota. Construction Simulator, il secondo giorno di scavi da parte del nonno Nixo, questo va oltre farming ovviamente, e il discorso delle live serali, prima volta per gli abbonati sull'Azzura Map, quindi abbiamo visto un attimo la mappa così com'è congegnata, anche delle zone per far motocross, per dire, quindi ragazzi veramente è molto molto particolare. Una live pubblica qua sulla mappa Italia che sono andato a far da contoterzista con il Fiat Versatile e poi ho portato un po' di legna, poi una live pubblica col Fiat, sempre mio Fiat 1300 a portare la legna e i nuovi acquisti che abbiamo visto all'inizio di questo episodio, e una live per abbonati con gli abbonati, quindi mi sono ritrovato con caro Nicola Schio, Blue Jeans che è passato a un saluto vocale senza entrare nel server in questo giro, e novità il caro Fabio Bonino che è anche l'autore di quel nastro d'oro Fiat che utilizzo, che potete scaricare da Kings Mods e che gli avete dato un sacco di soddisfazione, detto, perché in tanti lo hanno scaricato e usato e votato bene, quindi c'era anche lui e mi ha fatto molto piacere. Poi ovviamente tutti gli amici in chat che sono venuti a salutare, e un caro saluto anche a loro, ci mancherebbe, ecco. Quindi questo, diciamo, è tutto il mega recap dei video usciti. Quindi prima di arrivare a casa passo ai saluti, ai commenti dei commenti. Saluto e ringrazio il Caio che fa: Nico, perché non te droppi il metro quando te droppi la motosega? Tradotto: perché non usi il metro quando usi la motosega a tagliare? Soprattutto che uso la Lumberjack Mod, molto interessante perché vi permette anche di spostare i tronchi un po' a mano anche se sono pesanti, diciamo, ma soprattutto ha un sistema di misura molto più dinamico della Measure Mod, molto molto più comodo secondo me, e quindi consiglio mio, caro Caio, usala che è eccezionale. Ringrazio Mattia Castelnuovo che mi ha lasciato un mega super infinito super grazie, che veramente è già la seconda volta e lo ringrazio veramente di cuore perché porta avanti tanti miei progetti qua sul canale, quindi è per me ma è per tutti voi, insomma, quindi ci mancherebbe, lo ringrazio. Saluto velocissimo Michele Leoni che ha lasciato un commento. Birdwatching in Salento che aveva commentato ed ora è anche abbonato, come ho ringraziato all'inizio del video, che fa: ho visto il video sui vari livelli di abbonamento, io sarei interessato a quello che contiene anche le mod per FS22, mi dici qual è? Grazie mille. Vi ho detto per semplicità di andare a leggere e lo dico sempre a tutti voi, perché sono talmente tanti questi livelli e specifiche per ogni livello, sono praticamente 32, che consiglio mio, prendetevi 2 minuti e li leggete, così scoprite se c'è qualcosa che mi interessa. Poi ci accorderemo ovviamente noi in privato e mi spiegherà. Saluto Domenico Di Bartolomeo, saluto Blue Jeans che fa: sul Nico si può sempre contare. Lo ringrazio perché vedete che lui è abbonato da praticamente quasi 2 anni, cioè 3 anni, scusate, quasi, e vedete che mi dà conferma, vi dà conferma che ciò che dico non è solo una promessa, è anche un mantenimento. Mattia, che vabbè, viene sotto falso nome, diciamo, di Lorenza Piano, scherzo, avrà un altro account, però mi piace più chiamarlo Mattia, ovviamente, visto che so come si chiama. Saluto Miki Fiat, Salvatore Virtuoso, e di nuovo Michele Leoni che fa: grazie Nico per il saluto, ci mancherebbe, è sempre qua presente anche lui. E gli manca poco per diventare commentatore, diciamo, di successo. Matteo RVF che mi fa: ciao Nico e buona domenica, bello questo rimorchio, io per ora non faccio silvicoltura, appena farò il download della platina lo proverò subito. Lo ringrazio perché so che ha fatto il download, non mi ha detto niente, però so che lo ha preso col mio codice partner, quindi ancora grazie, spero te lo godrai, perché se anche un minimo vi piace far silvicoltura, quel DLCD della platina è assolutamente da avere, quindi buon divertimento. Le pinze, ho visto che su sto rimorchio chiudono o non chiudono, però speriamo vadano meglio. Saluto e ringrazio anche Giovanni De Carli che fa: grande Nico, come sempre ottima programmazione, ti ringrazio. Ringrazio Paolo Cuginotta, fa: basterebbero anche pochissimi vantaggi in base a quello che fai tu per noi e per la tua infinita pazienza e cordialità. Ti ringrazio, parole sempre gentilissime, caro Paolo, grazie di essere passato anche in live a salutare, ti auguro pronta guarigione, che so che non stavi tanto bene. Saluto e ringrazio Fabio che segue spesso, specialmente la serie Sandali con i calzini, da cui ho preso l'emoji. E il caro Pietro, il console delle console, fa: ciao Nico, bei misteri come sempre, una garanzia. Il DLC Construction mi intriga
Mi intriga molto, soprattutto la mini interna, beh, anche a me. Poi fa off topics, ma essendoci la parte recap ne ho approfittato. Grazie per la menzione, come sempre. Di nulla, ci mancherebbe. Poi fatto bene, comunque a citare anche Construction, ci mancherebbe. È un bel gioco, spero di sfruttarlo un po' meglio. Purtroppo lascio indietro un attimino per il momento, forse Euro Truck SnowRunner, che comunque insomma se c'è qualche grossa novità li porto, però preferirei un attimino magari spingermi un po' di più con Construction, che secondo me merita, ecco. Quindi cari miei ragazzi, praticamente qua si è fatta quasi ora di pranzo, perché saranno le 11:15, magari sentirete mettersi su padelle di sugo, qualcosa di buono, ve lo auguro, perché sapete che è una cosa bella mettersi a tavola, specialmente a casa, in famiglia, insieme in compagnia, è sempre un'ottima cosa. Quindi vi saluto e vi ringrazio ovviamente, vi dico ovviamente come al solito fei bravi, e vabbè, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!